nome del CSI Centro Sportivo Italiano vi do appunto il benvenuto e davvero un grandissimo applauso a queste meravigliose ragazze che si sono preparate a questo appuntamento con grande impegno e vogliamo appunto presentare con loro questo punto di arrivo importante, questo campionato regionale che sappiamo darà l'accesso alla fase nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro. Ma è soprattutto una festa per tutti, al di là di quelli che si qualificheranno, al di là dei titoli, al di là dei risultati, vogliamo che questo sia davvero un momento per vivere lo sport con gioia. È una giornata un po' particolare per noi del CSI, perché questa mattina è venuto a mancare una persona che fa parte del nostro gruppo fino a ieri. Lo scorso anno era qui con noi a muovere l'audio della musica. In un'organizzazione normale questo evento avremmo dovuto spostarlo, ma siccome sappiamo che la volontà di Antonio era proprio quella di far sì che tutti i problemi andavano superati in qualsiasi modo, lui si è sempre fatto il quattro per organizzare questo tipo di manifestazioni, per supportare il CSI e supportare tutti quelli che volevano impegnarsi a favore dei giovani e per consentire loro di crescere, di avere un futuro migliore. E quindi nel suo nome oggi, in memoria di Antonio, vogliamo celebrare questa giornata. Per lui vorrei che dedichiamo un grande applauso. Una 2 giorni intensa quella che ha caratterizzato il campionato regionale di ginnastica ritmica del CSI Abruzzo. Oltre 300 ragazze hanno preso parte alla manifestazione che darà l'accesso alla fase nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 17 al 22 maggio prossimo. Ma non solo agonismo, è stata davvero l'opportunità per far vivere a queste ragazze lo sport come un autentico momento ricreativo, di socializzazione, di aggregazione. Ognuna si è espressa secondo le proprie capacità, le proprie attitudini in queste prove che il campionato ha in qualche modo promosso in questi giorni. Una giuria costituita da 12 elementi, formata per rispondere alle esigenze della manifestazione, oltre 18 società sportive provenienti da ogni parte della regione in rappresentanza di tutte le province del CSI, e quindi siamo davvero contenti di aver promosso questa 5ª edizione del campionato di ginnastica ritmica, perché il movimento è un movimento vivo, un movimento in crescita che punta anche alla formazione delle istruttrici, delle allieve attraverso degli stage formativi che anche il CSI stesso promuove con la campionessa Fabrizia D'Ottavio e tante altre occasioni che puntano proprio alla crescita educativa delle giovani ginnaste. Ieri, oggi, festa della ginnastica ritmica del CSI Abruzzo. È una vera festa aver partecipato a queste 2 giornate con 16 società di tutta la regione. Oltre 350 ginnaste in queste 2 giornate di gara si sono esibite, si stanno esibendo di fronte a una giuria, e la vera bellezza di queste 2 giornate sta proprio nell'essere qui, presenti a questa manifestazione. Quindi vi auguriamo di guardare questi esercizi con lo sguardo di chi ha modo di apprezzare un lavoro che è delle ragazze, delle tecniche, delle famiglie e del CSI.